e fargli capire che la direzione è più, perché sennò diventa di nuovo simmetria di accenti. Tontoriro, tontoriro, perché è più e lo fanno di più, no. Tontoriro, tontoriro, questo deve essere. Ah, oh, bene, bene, siamo già arrivati a questo livello. Allora, dalla fine della... 51? Sì. Questo, se vogliamo, ce lo ascoltiamo 500 volte, metto addirittura l'esecuzione a loop, lo posso sentire. Ma ai tempi di Schubert lo sentivi una volta, se non succedeva, chissà quando poi. Quindi l'autore aveva necessità di farti capire bene quali fossero i due temi in conflitto che poi avrebbe usato nello sviluppo. Ed è per questo che c'era necessità di farlo almeno un'altra volta. Anche perché la musica non si ascoltava come l'ascoltiamo noi, che siamo tutti concentrati, spengono le luci e ascoltiamo lì. La gente mangiava, beveva, faceva affari, c'era di tutto. Quindi non c'era un ascolto attento. Invece così tu devi sentire le ragioni che ci stanno dietro. E quando hai sentito che mi hai creato la necessità di tu, cosa fai? Ritorniamo da capo. È questo che non può funzionare. Quindi da un certo momento in poi l'evoluzione della possibilità di reiterazione di ascolti è stata tale che ormai sappiamo com'è. Quindi se hai costruito bene la tensione nell'esposizione, è naturale voler sfociare nello sviluppo e non invece ripetere l'esposizione. Perché allora con quel criterio rifacciamo anche lo sviluppo, è talmente bello, poi non ti dico cos'è l'esposizione, la coda o la ripresa, mamma mia che meraviglia. Rifacciamo tutto due volte, tre volte, quattro volte. No, devi avere una ragione strutturale e oggi la ragione strutturale è che ascoltiamo con un'attenzione diversa, quindi siamo più pronti a cogliere l'evoluzione tensiva che il brano mette in campo. Questa è una spiegazione. Poi se tu riuscirai a trovarne una plausibile, questa mi convince e sai che cosa dico? Che cosa diventa? Che quando tu ti sarai abituato ad ascoltare finalmente senza la ripetizione dell'esposizione, quando senti che ripetono, io per certi brani che voglio sentire perché li voglio sentire, se non ci sono eseguiti da Celibidache che non faceva il ritornello dell'esposizione, sono costretto a partire dalla ripetizione in modo tale che sfocerà nello sviluppo, perché sennò sono costretto a sentirmi la ripetizione dell'esposizione che è. Allora, ma non si sono
Va bene. Ok. Sviluppo. Sviluppo. Comunque non è Schubert. Non vuole dire chi è. No, non te lo dire, non lo dico. No, non te lo dico. Non lo dico. Ma non è Schubert. Bravo, bene. Oh, sì. Ma io va bene così. Però io assomiglia. No. Second part. Without repetition. Si senta che è apertura rispetto a prima. Qui dove siamo arrivati, no? Che ripete la parte a un altro livello armonico, allora attenzione perché sono uguali da un punto di vista dinamico, invece non è così. Quindi un po' prima risparmiare, cioè un po' meno, in modo tale che qui possiate aprire. Allora, facciamo da un poco prima di questo.
quindi questi punti ro 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 ri ro ro ro, invece del tiro ro ro ri, non c'è direzione, non si intellegge direzione, c'è ro 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 ri ro ri ro, ancora una volta questo, quindi non è un piano indistinto, te tocca oggi vuoi carattere. Questo fa di voi sembrate dei bravi ragazzi, siete dei buoni musicisti.